L'asciugatrice e le sue origini. Chi ha inventato l'asciugatrice? L'asciugatrice è un elettrodomestico per asciugare la biancheria. Le asciugatrici si differenziano per il funzionamento e si dividono in asciugatrice a condensa e asciugatrice a evacuazione. Funzionano allo stesso modo, assorbono l'aria fredda dal bucato utilizzando una resistenza che produce aria calda e ne permette l'asciugatura. Nel sistema a condensa, l'umidità dei panni viene trasformata in acqua che viene convogliata verso un serbatoio di raccolta da svuotare al termine di ogni ciclo. Per il sistema di evacuazione hanno bisogno di uno scarico esterno. Le macchine di nuova generazione, attraverso un segnale sonoro, comunicano se il serbatoio è pieno. Alcune asciugatrici hanno anche la funzione ecologica che permette di risparmiare energia e tempo perché il tempo impiegato è inferiore. Controllare le certificazioni del prodotto. È importante svuotare la tanica per evitare che i capi non asciughino correttamente. Per i modelli a evacuazione esiste meno il problema perché è possibile far convogliare lo scarico nello scarico della lavatrice. Le asciugatrici a gas ed elettriche danno gli stessi risultati. Quelle a gas costano di più, ma il probabile risparmio energetico dovrebbe vedersi solo a lungo periodo. Un'asciugatrice elettrica richiede una presa da 240 volt, l'asciugatrice a gas richiede l'allacciamento all'impianto. Un po' di storia. Le prime asciugatrici sono state realizzate in Francia e Inghilterra tra il XVIII secolo e la fine del XIX. Inizialmente chiamate ventilatore, un fusto metallico di grandi dimensioni con fori di ventilazione alimentati da manovelle e fuoco aperto. Non si ha la certezza di chi sia stato l'inventore, ma si sa che George Simpson, inventore americano, ha cambiato il sistema di ventilazione ricavando il calore da una stufa piuttosto che dal fuoco aperto. Gli è stato concesso il brevetto il 7 giugno 1892. Ross Moore, fattore americano del North Dakota, nei primi del Novecento costruisce un capannone che utilizzerà per appendere i vestiti e con una stufa creare calore per asciugare i vestiti. Nel corso degli anni 30 sviluppa la sua idea di costruire un essiccatoio automatico. Ha prodotto modelli a gas ed elettrici. Per problemi finanziari cerca degli investitori, ma non risulta facile fino a quando non incontra la Hamilton di Two Rivers, Wisconsin, casa di produzione che appoggia il progetto e nel 1938 comincia la commercializzazione dell'essiccatoio. Il mercato di essiccatori è cresciuto in popolarità nel corso del 1940. Nel 1955 Whirlpool ha iniziato la commercializzazione di un'asciugatrice a gas con la novità che la macchina avrebbe impiegato la metà del tempo per asciugare i vestiti grazie al flusso d'aria maggiore.